che Milano è una città cinica. Civica? Cinica. Panchine e tavolini in marmo. Che già a ottobre gli si gela il culo ai vecchi, per forza è marmo, voglio dire. E che ne sappiamo noi dei cosi della televisione? Abbiamo delle buone referenze. Questo teatro underground dedicato alla nuova drammaturgia italiana, contemporanea. Stavolta facciamo il botto. Non ti devi accontentare, devi pretendere, pretendi cazzo. Edoardo, non mandare tutto in merda. Io sono 2 anni che non mi danno una parte decente, a te 2 anni che non sanno neanche dove cazzo sei. Tu sei bravo, non dico, però... Che nessuno sa che cosa faccio io può anche andarmi bene. Teatro... Io la televisione non la guardo. Ci lavori, non la guardi. Aumenterebbe il mio ego e non mi piace. Secondo te c'è da fidarsi? Sono 800 euro... Zero soldi, niente. Secondo me è un po' uno stronzo. Il botto li faccio fare, il salto di qualità. Se poi si tratta di farli fuori, bisogna sempre essere sinceri in questo ambiente, che è un ambiente di stronzi. Perché la zolletta mica si vede dentro com'è. Non vuol dire che ho problemi a lavorare con gente che non conosco. I soldi arrivano. Il problema è investirli nel modo giusto. Lo sai te qual è il business del futuro? Basta merda. Basta merda. Un'esigenza tua dell'attrice che c'ha bisogno, no? Dovremmo imparare ad accettare i consigli di un maestro. Uno che è contro coglioni. Pier Francesco Favetti. Sa dare più respiro alla cosa, no? Ma scusa. Eh? Ma che cazzo stai dicendo?